Nel 2017 celebriamo ancora la pizza, un anno speciale con l'arte dei pizzaioli, patrimonio dell'UNESCO. Francesca Ghidini. Padre faceva il pizzaiolo, mio nonno faceva il pizzaiolo e quindi siamo nati in pizzeria, siamo nati con quest'arte. Ammaccare la pizza. Sì, ammaccare, questa è la sinergia della stesura. Ci sono tante parole nella lingua dei pizzaioli. Sì, sono molte. Oltre a shkatà, kalò, che significa buono e cattivo, c'è mozzarella che è bianco, olio che è manteca, ricotta bianco liquido, parzanella, parzanello che sono ragazzo e ragazza. Quindi diciamo nella nostra famiglia, che siamo quarta generazione, usiamo questi linguaggi anche per non farci capire dai clienti. Quindi... è un codice segreto. A Napoli ci sono 3.000 pizzerie, in Italia 30.000. Oggi è sempre di più la pizza napoletana, è diventato un trend fortissimo che veramente si sta affermando in tutto il mondo. Questi pizzaioli che vanno in giro nel mondo, oltre a saper apportare il loro savoir-faire, portano anche la cultura di un prodotto che viene da Napoli. Di lavoro ce n'è per questo tipo di artista, diciamo così. Sì, proprio perché un artista, il lavoro c'è e lo possiamo valorizzare dando ai nostri giovani soprattutto una competenza che possa però introdurli realmente, concretamente poi nel mondo del lavoro. Noi stiamo lavorando molto affinché anche la formazione non sia solo una formazione teorica ma anche pratica. E la pizza finisce anche nelle canzoni napoletane, a partire dal 1400. Un'antica villanella che già si conosceva nel 1200 dice: fammi una pizza quando fai lo pane, fammella non troppo tostarella perché io sono una vecchierella. Le parole più belle di una canzone sulla pizza dal 1400 oggi? Beh, diciamo più belle sono significative: fanne nate ca mozzarella, ca pizze Napoli ce fa campà. Per esempio la Madonna è un contenitore, contiene tutto quello che è bello di Napoli, quindi la pizza c'è di dovere e ci deve stare per altri 300 anni. E da quest'anno c'è anche una donna pizzaiola. Da quest'anno c'è anche Teresa. Mamma mia, è una cosa che ancora oggi non ci posso credere, è meraviglioso, immagino che tutto il mondo vedrà me a San Gregorio a Menet. Una donna ci mette sempre qualcosa in più o di diverso? Metta passione in più. C'è prima passione in più dell'uomo. Ovviamente l'uomo comunque parte dall'uomo la pizza tradizionale, però noi femmine siamo femmine, quindi la passione di più e sicuramente viene più saporita la pizza.